fotografia, un istante, un'immagine, quella che ti porterai maggiormente dietro in questa estate, quando staccherai un po' anche tu la spina, e se c'è stata anche una frase, un complimento, un qualcosa che ti ha fatto particolarmente piacere ricevere e sentire nel corso di questo periodo. Ma ieri parlavo con un rappresentante della... Che era ieri che ha fatto l'incontro con i calciatori? Dell'Associazione Italiana Calciatori. Sì. Dell'AIC, sì. E poi c'era Bedin, il direttore generale. Ecco, mi riferivo a Bedin per la Lega. Abbiamo parlato un po' nello spogliatoio e ha fatto riferimento non ai punti conquistati, naturalmente non gliene importava niente, oppure a quanto siamo stati efficaci sul campo, ma ha fatto riferimento al comportamento della squadra, che si è sempre distinto nei confronti degli avversari, nei confronti degli arbitri, dell'ambiente, l'immagine che è riuscita a dare. Certo, conta l'immagine vincente, perché c'è fuori, che poi chiaramente quello che importa molto è il risultato finale, ma dietro questo aver lasciato e ricevere complimenti da un organo ufficiale per questo motivo, per me è un motivo di estremo orgoglio. Se c'è un'immagine specifica che nessuno... Ma un'immagine, sai, una precisa non c'è. Forse un ricordo che rimane sugli altri è il viaggio di ritorno da Frosinone in Pullman. E lì abbiamo fatto un po' di casino. I ragazzi si sono sbizzarriti un po', si sono divertiti, abbiamo fatto almeno tre quarti d'ora di confusione, piacevole confusione. Ecco, forse quella racchiude un po' un certo bisogno di liberazione che è venuto fuori dopo quella partita. Ci sarà grande festa, il campo, fuori, insomma, sarà... Non è sempre facile per una squadra, no? Arrivare all'ultima giornata e sapere già che a prescindere si farà festa. Questo è stato merito vostro. E immagino ci sia anche un appello, anche se ne avete fatti tanti, però insomma tutto è parlato molto con i tifosi in questi giorni, nelle ultime settimane. Immagino sia fondamentale, no? Anche per voi avere domani uno stadio pieno, la gente sta rispondendo, insomma è la festa della città domani. Ma sai, noi ci saremo. E tutti quelli che vorranno ricordare poi in futuro d'esserci stati, ci saranno. Quelli che non verranno, di sicuro perderanno un'occasione. E non lo faranno per noi, lo faranno per loro stessi se verranno, no? Perché potranno dire anche loro d'esserci stati. Io penso che è un'occasione unica, perché non è mai successo di alzare una coppa che testimonia di essere vincenti. 20 anni fa è stata sollevata l'ultima per la vittoria della Coppa Italia da parte del gruppo di Luciano Spalletti, e quindi credo che sarà un'occasione da non perdere, ecco. Venendo al campo, mister, l'obiettivo è quello di chiudere la stagione senza sconfitte da quando insomma sei arrivato sulla panchina. Non sarà semplice, perché c'è un Perugia che deve fare le prove generali per i playoff. Noi lo sappiamo, è una squadra che io temevo già quando l'ho affrontata un girone fa. A me sembrava molto forte come organico. E poi anche lo ha dimostrato strada facendo. Ha una coppia d'attacco notevole, è una squadra che anche i numeri dicono che sia temibile, no? Perché io leggo che è la terza squadra per numero di gol segnati su azione.
è una squadra che non bada al possesso palla ma bada alla verticalizzazione, tant'è che è una delle prime squadre per capacità di ribaltamento di azione. Noi ce lo ricordiamo perché anche noi all'andata abbiamo subito una situazione di quel tipo. E quando hai una squadra che ha questi presupposti e con due o tre attaccanti importanti come hanno loro, c'è da stare molto attenti. E anche considerando il nostro modo di giocare, che noi vorremmo fare la partita per vincerla. Noi la vorremmo fare per vincerla, Nesta ha dichiarato che la vincerà certamente e quindi dovremmo stare molto attenti. Senti, il fatto che questa promozione sia arrivata con largo anticipo, però l'abbiamo già detto, permette e ha permesso anche di iniziare a programmare con un po' di anticipo quello che sarà il futuro. C'è notizia che già un calciatore sembra essere preso, un Marciano, che tanto ti chiedo se anche se lo conosci e dà un feedback di questo difensore centrale, ma ti chiedo più che altro se avete già le idee chiare sul rompere le righe e su quando più o meno ripartire con il ritiro della prossima stagione, che immagino che sì, ora a Empoli. Ora mettiamo, sì, verrà fatto a Empoli come sempre. Mettiamo a punto le date, le mettiamo a punto appena recuperiamo questo telefono che è caduto. No, le date le mettiamo a punto, pur avendo chiaramente un'idea di massima, le mettiamo a posto appena finita questa partita. Così come parlerò di altro, mi riferisco ai calciatori, quando le bocce saranno ferme. A parte che non è compito mio parlare di queste cose, ma è compito dei direttori e quindi lo faranno loro. I commenti sui nuovi arrivi lo faranno loro. Immagino però, visto che sia molto importante, cioè quanto è importante riuscire a confermare la rosa che ha vinto questo campionato anche in Serie A, immagino sia questo un po' il primo obiettivo vostro, di tenere un po' più meno tutti per quanto possibile. Hai detto bene, per quanto possibile sarà la volontà di far meglio possibile rispetto a intanto all'affetto che ci lega a questo gruppo. Però anche di questo ne parleremo poi. Noi abbiamo, ripeto, i nostri direttori che sono attentissimi e bravissimi, lo hanno dimostrato quest'anno. E in 4-5 giorni hanno fatto una meraviglia, l'abbiamo già detto più volte. Ora hanno un po' più di tempo, quindi se lo potranno prendere un pochino più con calma. E quindi questo ci fa pensare che saranno ancora più bravi di come lo sono stati a gennaio. C'è un ragazzo mister che ancora deve esordire con l'Empoli Imperiale, pensi di concedergli domani qualche minuto o dipenderà un po' da come si mette anche la partita? È sempre da come si mette la partita, perché gli ordini li dà l'esito della gara. Però è nostra intenzione, ma non solo la mia, ma anche di tutti i suoi compagni, è quella di dare anche a lui questa soddisfazione. E il fatto che io sottolinei che è il piacere anche dei suoi compagni, questo dimostra un po' tutto quello che abbiamo detto in questo periodo, no? Cioè che dentro là c'è un rapporto fra di loro molto attento, molto genuino, molto rispettoso. Tutti quanti pensano un po' a tutti, ecco. Nessuno pensa a se stesso. Se tu conosci molto bene la categoria nella quale giocheremo il prossimo anno, l'hai vissuta da protagonista in una piazza molto importante, a livelli molto alti. Ti chiedo qual è la caratteristica, una cosa soltanto, la caratteristica che ad oggi forse manca e che dovrà entrare immediatamente nello spogliatoio per poter giocare al meglio quella categoria. Se c'è. Il livello è altissimo in Serie A. Anche se poi è un campionato che si divide probabilmente così indicativamente in tre fasce, no? Però il livello è alto,
Non c'è solo l'aspetto tecnico, c'è anche un aspetto fisico. O ci sono tutti e due gli aspetti insieme. E poi c'è un aspetto di esperienza, di ritmi. È difficile, è un salto importante. Dimostra il fatto che chi è salito l'anno scorso, insomma, sta lottando, chi già riscende e chi sta lottando per non scendere ancora, insomma, quindi di questo dobbiamo essere consapevoli, che la categoria è una categoria particolare. Noi questo lo sappiamo, i nostri direttori lo sanno, la società, il presidente lo sa più di noi perché la conosce benissimo questa storia. E quindi dovremo essere bravi e fortunati a organizzarci in maniera da non subire troppo questo handicap che c'è fra le due categorie, che è un handicap alto.